Come ogni venerdì, questo approfondimento insieme a quello che è il movimento Impresa Palermo, la redazione di Impresa Palermo, che fa dei focus, degli approfondimenti, delle vere e proprie inchieste. Inchieste settimanali. Oggi il tema riguarda lo Zen, che come sappiamo non è solamente un quartiere di Palermo che si chiama zona espansione nord, ma è anche una sorta di ghetto purtroppo oggi. Che si divide oggi in due parti, Zen 1 e Zen 2. Per l'appunto noi oggi parleremo dello Zen 2. Dello Zen 2. Ma significa purtroppo anche che degrado, abbandono e pericolosità, Mario. Io ho subito un messaggio di un ascoltatore che dice: ho sempre pensato che lo Zen sia l'individuazione concreta del disagio sociale confinato in un orribile alveare. Ciò che succede è causa della segregazione causata da una politica edilizia scellerata. Gli abitanti non hanno colpe, sono vittime. Questo è Marzia che scrive. E infatti è anche questo uno degli argomenti adesso che il fatto che sono tutti d'accordo su questa cosa, tranne politici. Com'è possibile? Adesso ne avremo due in diretta. Bene. Parleranno un assessore e un consigliere comunale. Sì. Quindi, come dicevo poc'anzi, proprio mi dà forza Marzia il quartiere. Zen significa quindi anche degrado, così come può essere Corviale per Roma, Vele di Scampia per Napoli, Librino per Catania. Quindi Zen, abbiamo Zen su Palermo. Il bollo, il marchio. Negli ultimi giorni, quindi partiamo intanto con gli ultimi fatti di cronaca di questa settimana. Negli ultimi giorni sappiamo benissimo che il quartiere è stato, e purtroppo non è una novità, al centro della cronaca con il caso di Rosa De Rosalia, che pur avendo una casa è stata costretta a dormire col figlio epilettico in strada e dorme tuttora per 5 mesi. Perché le hanno rubato la casa? Le hanno praticamente nel 2008 le fu assegnato un alloggio regolamentare allo Zen per accudire il figlio epilettico Emilio. Nel novembre scorso la donna è dovuta andare in ospedale per 2 giorni. Al suo rientro ha trovato la casa occupata dagli abusivi che le hanno intimato di andare via. Da quel giorno Rosa vive per strada col figlio ed è senza fissa dimora. La denuncia ovviamente da Rosa è stata sporta regolarmente, ma i tempi per organizzare uno sgombero sono lunghi e la lista delle case occupate abusivamente non solo allo Zen 2 è davvero estesa. Quindi, questa cosa noi ne abbiamo parlato col presidente di IACP, quale che ci ha detto cercheremo di intanto gli abusivi riescono a farla franca, ha rivelato la donna anche a Impresa Palermo. Quindi questa storia dell'incredibile, ogni commento a questo punto, caro Mario, sarebbe superfluo. Solo parolacce mi vengono, però per dovere di cosa non per rimanere con i fatti di cronaca. C'ho anche l'avvocato che mi controlla, mi hanno messo un avvocato per controllare che non dica parolacce. Allora, e intanto altro fatto di cronaca abbastanza cruento sono gli atti vandalici che continuano a verificarsi alla Giovanni Falcone, che la noi sappiamo benissimo Zen. È la scuola dello Zen, dove i bambini e gli adolescenti trascorrono parte della giornata come tutti quelli della loro età, ma in realtà soltanto in teoria, perché studiare allo Zen non è come studiare in un qualsiasi altro quartiere della città, come dimostra la vicenda dell'ennesimo atto vandalico contro la scuola avvenuto proprio 2 giorni fa. Una croce, una bara, un segno incomprensibile, più la accerchiata degli anarchici, la firma degli anarchici, tutti tracciati con la stessa vernice rossa. Secondo le nostre considerazioni di Impresa Palermo, non crediamo sia stata un'intimidazione, ma una volontà di fare rumore, di essere protagonisti della cronaca, colpendo un luogo che, vuoi o non vuoi, rappresenta lo Stato come ogni scuola. Naturalmente. Anche perché la Giovanni Falcone, inteso come l'insieme dei docenti, sta chiedendo un intervento allo Stato perché vuole essere libera di fare il suo mestiere, ed ecco dunque il messaggio anarchico: la morte dello Stato. Terribile. Noi l'abbiamo interpretata così come redazione. Uno Stato che non si fa sentire in uno dei quartieri più degradati d'Italia, abbandonato dalla sua stessa città. L'anarchia, tra l'altro, Mario, non può essere propria della mafia, perché ha una concezione politica basata sull'idea di un ordine fondato sull'autonomia e la libertà degli individui, e va contro ogni forma di Stato e potere costituito. Ed anche Cosa Nostra, ovviamente, un potere che è suddiviso gerarchicamente, dove non esiste la libertà degli individui, ma domina la volontà di chi sta ai vertici dell'organizzazione. Che paradossalmente è una sua etica molto più solida rispetto a quella dello Stato. Va sottolineato, diciamo le cose come stanno. L'anarchia e la mafia, insomma, esistono, ma su due ambiti contrapposti. Assolutamente. Ecco perché siamo convinti che quei 4 simboli non sono classificabili come la solita intimidazione ai danni di una scuola che vuole insegnare la legalità in un quartiere in cui è arduo promuoverne i principi, ma un duro equivoco e condannabile messaggio contro l'incapacità dello Stato di rispondere alle esigenze e ai bisogni degli individui. Quindi a questo punto io volevo anche inserire, queste sono state le nostre considerazioni fino a ieri come redazione di Impresa Palermo, firmate per l'appunto, considerazioni firmate da Walter Giannò. Però questa mattina è arrivato in redazione un comunicato degli anarchici dove smentiscono la loro firma. Non siamo stati noi. Esatto, visto che gli anarchici sono stati presi di mira, c'era questa A dell'anarchia che tutto lascia ricondurre
Vabbè, un'operazione degli anarchici. Invece arriva questo comunicato che dice: con queste poche righe vogliamo esprimere la nostra solidarietà agli studenti, ai docenti, ai lavoratori dell'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di Palermo per gli attacchi vandalici subiti dalla loro scuola. Sappiamo bene che non si tratta del primo caso. Più volte questa scuola è stata fatta oggetto di gravi danneggiamenti e vandalismi. Anche noi riteniamo che episodi di questo tipo siano irriconducibili a una miscela perversa fatta di degrado sociale e disprezzo per il bene comune, elementi su cui allinea la cultura mafiosa. Questo è il assunto, diciamo, del comunicato che arriva proprio dagli anarchici, che dicono praticamente non siamo stati noi. Quindi noi come redazione abbiamo replicato, ha replicato Walter per l'appunto, dicendo: apprezzo il comunicato stampa del coordinamento anarchico Palermo, con il quale ha smentito di essere stato protagonista dei segni che sono stati pitturati sui vetri della scuola elementare Giovanni Falcone. In più è stato anche il pretesto per sentire la sua voce, per sottolineare il suo pensiero. Se lo Zen versa in queste condizioni è perché lo Stato vuole così, che non si discosta da ciò che ha scritto Walter stesso nel nostro blog lo scorso 20 aprile, ieri. Uno Stato che non si fa sentire in uno dei quartieri più degradati d'Italia, abbandonati dalla sua stessa città. Non sono stati quindi gli anarchici responsabili di quanto avvenuto? Bene, anzi, male. Perché allora c'è chi usa i simboli degli anarchici per attaccare la scuola Giovanni Falcone. Ed allora, chi sono stati? Mitomani? Io ce l'ho la parola, però ho detto che non posso dire le parolacce. Questo è un interrogativo che dovrebbe interessare non soltanto tutta la città, ma dovrebbe interessare gli stessi anarchici. Vabbè, che a questo punto sono tirati in causa e vengono accusati, per quanto loro replicano che non sono stati loro. Fatto sta che comunque va sottolineato un passaggio importante. La condizione dello Zen, evidentemente e in maniera indiscutibile, è tale perché la si vuole in questa maniera. Perché non posso, siccome partiamo proprio dalla base del concetto che volere è potere, se le cose stanno così perché c'è qualcuno che le cose stiano così. Adesso allora, intanto abbiamo in collegamento telefonico il preside della Giovanni Falcone, Domenico Di Fatta. Buongiorno professore, buongiorno preside. Buongiorno e ben trovato su Radio allora, Time. Allora, a parte le news appena sentito sul comunicato inviatoci dal gruppo anarchico Palermo, ci sono stati degli sviluppi sulla vicenda riguardo i segni di mercoledì? No, che io sappia no, questa novità che ho sentito adesso comunque devo dire che non mi stupisce più di tanto, perché obiettivamente non pensavo che potessero essere stati gli anarchici, perché non ne vedevo assolutamente il motivo, per cui certo diventa ancora più complicato riuscire a capire chi possa essere stato. Comunque al momento che io sappia non ci sono sviluppi. Ho capito. Perfetto, quindi lei che idea si è fatto comunque? Ma devo dire che sono un po' disorientato, perché se la bara e la croce sono dei simboli inequivocabili, insomma, su quelli non c'è dubbio, però questa A degli anarchici che hanno disegnato è quell'altro simbolo che non si riesce a capire che cos'è, o qualcosa che avevano iniziato e non sono riusciti a concludere perché sono andati via, non si sa bene. È un po' come un tentativo di depistaggio e confondere le idee. Ma potrebbero essere semplicemente dei simpatici burloni che non hanno ben chiaro il concetto di ciò che stavano per fare, ma giusto per creare scompiglio e dare fastidio si sono espressi con questi graffiti. Dico, potrebbe anche non c'è essere, il luogo però, migliore in questo momento è la Giovanni Falcone. Da 10 anni a questa parte allo Zen non c'erano mai stati degli attacchi di questo tipo, cioè dei simboli disegnati in questo modo. In genere ci sono sempre stati attacchi violenti, vetri rotti, sì, altre cose, però nessuna simbologia di e questo tra l'altro, tipo mi scusi, è una preside, novità assoluta. È stata attaccata più volte anche la scuola materna. Sì. Sì, insomma, gli attacchi sono... la scuola materna e la scuola elementare sistematicamente, mai la scuola media, tranne una 15ina di giorni fa hanno rotto una vetrata col vetro retinato. E poi non parliamo degli atti vandalici fatti nella palestra. E poi il furto, insomma, della telecamera famosa, che anche questa è una cosa abbastanza... Ma la metà della telecamera abbiamo scoperto, perché sono intervenuti ieri i tecnici del comune per ripristinare tutto quanto, abbiamo scoperto che le telecamere che mancano sono 3. Ah, 3 in tutto? Sì, ho sì. Capito. Vabbè, quello, insomma, se sono messe là a disposizione qualcuno avrà ritrovato. Cioè, se rubano una casa a una signora, perché non dovrebbero rubare una telecamera? Il concetto infatti è anche quello. Visto che comunque si premiano le statistiche basse, visto che se succedono queste cose
cose non si interviene, allora chi le fa si sente in dovere di ripeterle. Perché se io rubo una casa, se io rubo una telecamera, se io faccio un atto vandalico e nessuno mi fa niente, mi sento autorizzata a ripetere il danno, visto che la legge in alcuni casi si può applicare, in altri casi è inapplicabile. Mi pare, insomma, un'equazione abbastanza lucida e limpida. Fatto sta che le cose purtroppo sono continuate. Siamo quindi in attesa di sviluppi di questa cosa. Preside, no? Quindi è stato sistemato il sistema di allarme, quello sì, che ho capito? Il sistema Pasqua saremo tranquilli. Entro ieri sera, sì, è stato sistemato nei 3 plessi, il sistema d'allarme funziona e anche 12 videocamere su 15 sono state sistemate. Mancano le 3 che proprio fisicamente non ci sono e devono essere sostituite. Okay. Va bene, allora la ringrazio. Allora probabilmente avrà una Pasqua più serena. Sì, visto... Non dovrei trovare brutte sorprese nell'uovo. Ce l'auguriamo. Grazie, ci sentiremo presto. Buona giornata. Buongiorno. Auguri di buona Pasqua. Grazie anche a lei, buongiorno. Allora, noi adesso dobbiamo fare un paio di spot pubblicitari perché torneremo e avremo un altro collegamento. Vuoi leggere questo messaggio? Leggere io perché è appena arrivato un messaggio. Bravo Mario, se continui a non dire parolacce risentinizziamo la radio anche in aula bimbi. Auguri dalle maestre e dai bimbi dell'asilo, il ritrovo dei pulcini. Riusciti a non far dire parolacce con i nostri approfondimenti. Il problema è che mi avevano rimproverato più volte loro. E tra l'altro c'è questa cosa bellissima che giustamente loro dicevano: se tu non dici le parolacce facciamo sentire ai bambini giusto, gli argomenti. È giusto. E io chiedo scusa, però... Il sangue. Sì, perché sono talmente terribili le cose. Sì. Cari bambini che ascoltate, prometto che non dirò più le parolacce. Magari me le inventerò in modo che non sembrano tali tipo Hassarabalone, che non si capisce cosa possa essere. Però credetemi, la veemenza con cui io butto fuori queste parole è dettata veramente da una certa rabbia, chiamiamola in questa maniera. Però prometto che non dirò più parolacce. Adesso un paio di spot e poi nuovamente in diretta. Restate con noi, questo è il Time Magazine e come ogni venerdì l'approfondimento e il focus con Impresa Palermo.